la lunghezza d'onda del sindaco Pentangelo è simile a quella espressa dal sindaco di Nocera Inferiore Paolo De Maio. Chiarezza, operatività e corretta gestione contabile. È necessario risolvere i problemi esistenti, chiudere l'attività liquidatoria e dare impulso alle attività e risolvere i problemi della struttura mercatale di Nocera, Pagani, Corbara, che ha necessità di interventi. Medesime ed identiche idee da parte dei sindaci, che si incontreranno quanto prima per dare impulso e chiudere la fase liquidatoria che si protrae ormai da alcuni anni. Il problema del mercato si può risolvere? Ci sono debiti, chi li deve pagare? Il problema del mercato, a mio parere, è risolvibile a condizione che si fanno le scelte necessarie. Quando in una famiglia c'è qualcosa che negli anni passati non è andato bene, si dice, bene, da domani mattina si cambia. Dopodiché si decide come sistemare tutto il precedente. Certamente, io l'ho già detto in assemblea e lo ribadirò quando sarà necessario, io non avallerò continuazioni delle attività liquidatorie che la cui tempistica siano fissate dai contenziosi. Cioè non si può dire non possiamo fare questo perché c'è un contenzioso, non possiamo fare quest'altro perché c'è un altro contenzioso. I contenziosi seguono la loro strada. La gestione ordinaria seguirà un'altra strada. Se nella gestione ordinaria si emerge, come sta emergendo, come pure è emerso, che le condizioni economiche del mercato non sono riproponibili così come sono state proposte negli anni precedenti, bisogna avere il coraggio, soprattutto da parte degli enti più grandi, ma non mancherà il mio contributo assolutamente, perché ne va del futuro, certo, del futuro di una struttura economica fondamentale per i nostri territori. Allora bisogna dire, ragazzi, le condizioni economiche sono cambiate, perché i tempi sono cambiati, perché i costi, le gestioni sono cambiate. Questo ci permette di non avere fra 10 anni gli stessi problemi che abbiamo ereditato per il passato. Il passato troveremo le modalità le meno cruente possibili per aiutare gli operatori a mettere a posto le situazioni, ma bisogna stabilire un giorno a partire dal quale si parla una nuova lingua. Bisogna far capire a tutti gli, si dice oggi con parola gli stakeholders, cioè i soggetti interessati, che le situazioni, il quadro economico complessivo è cambiato, che le responsabilità degli enti proprietari sono cambiate. Bisogna trovare il modo per costruire una barca su cui navigare assieme. L'obiettivo finale è la salvaguardia delle attività, la salvaguardia dei posti di lavoro, ma bisogna farlo con la precisa coscienza di quello che è il quadro economico nuovo, e va detto senza reticenze e senza alcuna condizione. Questo significherà pure di conseguenza che l'attività liquidatoria cambierà o finirà per trattare solamente ruoli, attività marginali che non sono quelle operative. Non si può continuare con un'attività operativa fatta in una fase liquidatoria. Infatti il sindaco, suo collega, parlando di lei, ha parole di grande elogio, ma ha criticato in maniera esplicita i 5 anni di attività liquidatoria. Appunto da capo. Il punto è questo. Io ringrazio il sindaco De Maio che ha usato parole come mi dice lei per il lavoro che abbiamo fatto, ma lo rifarei senza alcun problema perché ci ha aiutato a gettare davvero poi la luce su tutti i vari aspetti, perché veramente era un problema di mettere assieme i numeri, certo. Ma posso dire che questa volontà che io le sto esprimendo, sono sicuro e davvero lo posso affermare, è un'attività comune, è una mentalità, è un modo di pensare comune tanto al sindaco De Prisco quanto al sindaco De Mai. C'è la volontà di realizzare questa situazione, ovviamente ora non basta solo affermarla, ma bisogna realizzarla, diciamo. E penso che a questo punto il dato è tratto. Lei ha grande fiducia, il mercato si salverà. Ma io non vedo perché far, come dire, morire una struttura. Lavora a centinaia di persone. Ma centinaia di persone è l'indotto. Certo. Se io le do la cifra del
del fatturato complessivo del mercato, che abbiamo in qualche modo ricostruito, diciamo, anche con una certa attendibilità, noi parliamo di una cifra che non è sicuramente inferiore ai 300 milioni di euro. Per il totale è una cifra bella sicura, per il totale delle attività dirette, indirette o in generale collegate con le attività. E allora, per quanto possano essere responsabilità degli amministratori, amministratori locali intendo gli amministratori comuni, non vedo perché non ci si possa battere per conservare e salvaguardare una struttura di questo genere.